in pagella ti abbiamo messo 7,5. Perché? Perché in una partita con 2 gol subiti e una sconfitta, primo tempo hai fatto qualcosa di straordinario. Peccato che non è bastato per portare punti a casa e mi dispiace, perché è stata una bella partita e chiaramente volevamo vincere, non siamo riusciti nel farlo, però il campionato è ancora lungo e adesso ci abbiamo per fortuna tra qualche giorno una partita per poter rimediare e ritrovare punti subito. Ecco, ti chiedo, secondo te, che cosa è mancato nell'approccio del secondo tempo? Beh, no, non penso che sia mancato qualcosa di a livello mentale, penso che il calcio è fatto di episodi e 2 episodi a sfavore, magari delle letture di posizione un po' sbagliate, ma ci stava e le abbiamo patite col gol. Nell'arco dei primi 70 minuti direi, perché negli ultimi 20 avete fatto un assedio, avete sofferto un po' l'organizzazione offensiva, io direi, della Torres, perché quando aveva la palla, soprattutto Scotto, creava sempre la superiorità. Non sono primi a caso, quindi loro sono una grande squadra, organizzati, giocavano bene, ma anche noi giochiamo bene a parer mio, quindi ripeto, è presto, è stata una sconfitta che brucia perché potevamo essere prima in classifica, però ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo già alla prossima.